Domanda importante, è possibile aumentare il seno senza le protesi? In effetti tentativi di questo tipo sono iniziati tantissimi anni fa. Oggi il cosiddetto intervento, come Claudia cita, di lipofilling, in effetti può risolvere il problema. Oggi si è capito come prelevare il grasso, qual è la tecnica migliore, come processarlo, cioè vuol dire come trattarlo, perché non può essere tutto quello che si toglie inserito, perché sennò non attecchirebbe, per cui ci sono dei metodi per processarlo e come iniettarlo. Per cui grazie a queste diverse, diciamo, trattamenti si può migliorare l'attecchimento, perché questo era il grosso problema, cioè è possibile trasferire del grasso, ma è l'attecchimento. Sappiamo oggi che con le tecniche migliori, eccetera, comunque una donna sana che vuole aumentare il seno, poi dipende anche dalla forma, questa è un'altra cosa importante, comunque è possibile iniettare tra i 150 e 200, poi dipende dalla grandezza, massimo 250 cc per seno in chirurgia estetica per aumentare, perché ci sono piani diversi di inserimento. C'è il piano muscolare, c'è il piano tra la ghiandola e il muscolo, c'è il piano tra la cute e la ghiandola dove c'è uno strato di grasso. Per cui, essendoci tre piani, c'è più possibilità di inserimento. Ciò nonostante che quello che è molto importante è la percentuale di attecchimento. Sappiamo che una donna sana va dal 60 al 90% e varia proprio anche da quello che vi ho detto prima, da come si preleva, da come si processa, cioè si tratta, diciamo, e da come si inietta. Per cui se si fa un calcolo, sappiamo che a volte un secondo intervento in questi casi è necessario. Chiaro che se una, come Claudia dice, le mie cosce ne trarrebbero vantaggio, si unisce un trattamento di body contouring, cioè di migliorare un po' le forme, a un aumento del seno. Cosa si può fare per cercare di migliorare? Trattamenti come aumentare un pochettino la vascolarizzazione. C'è il Brava System, ci sono altri metodi di vacuum meno impegnativi, ci sono trattamenti anche per bocca per stimolare il tessuto molle a recepire il grasso, per cui tante tecniche per migliorare l'attecchimento. Ma se la domanda è possibile, sì, è possibile, dipende dal volume che si vuole raggiungere, dipende dalla forma della mammella. E io a tutte le mie pazienti dico, può essere necessario un secondo ritocco per ottenere il risultato desiderato. A presto.